Francesca, può essere che non riesca a connettermi con la missione dell'anima? Questa è una delle vostre domande, in particolare la domanda di una ragazza di qualche tempo fa. È una domanda importante, si fa tanto parlare di missione, di vita, di missione dell'anima. Allora, intanto vi saluto, benvenuti, se ci siete qua in diretta con me, mettete, scrivete uno. Oppure se state vedendo questa diretta in replay, scrivete come sempre due. Ok, intanto vedo Anna già che si è collegata. Ciao Anna, benvenuta. Come stai? Missione dell'anima, missione di vita. È possibile che non riesca a connettermi con la missione di vita? Risposta breve? No, no, non è possibile. Risposta lunga. Non è possibile perché noi siamo sempre connessi alla missione dell'anima. Noi siamo sempre connessi con questa missione. Questa connessione c'è sempre, però è la nostra mente che non la vede, che non la percepisce. Però lei c'è come se c'è. Perché la mente non riesce a tradurla in pensieri razionali, in concetti, in parole. Questo è il problema della mente. Ciao Marghe, ciao Anna, ciao Stefi. Allora, quando noi siamo in meditazione, immobili, in silenzio, ecco lì noi abbiamo la possibilità di dare voce a questa connessione. È una connessione silenziosa, non è rumorosa. Nelle tradizioni antiche si dice, greche antiche, si dice che il daimon, lo spirito guida, ti sussurra costantemente all'orecchio qual è la tua missione di vita. È una metafora. Quindi c'è questo sussurrio, questo sussurrare continuo, ma è chiaro che non è un sussurrare a parole, a concetti. È un altro tipo di linguaggio quello che viene, che si esprime. Allora, se la missione di vita, la missione dell'anima, cioè quello per cui vale la pena vivere, quello per cui ci siamo incarnati, non parla per concetti, con parole, con un linguaggio logico razionale, come parla? Come parla? Parla attraverso i sentimenti, parla attraverso i fatti, gli eventi che si manifestano nella tua vita. Allora, inizialmente tu sei seduto in meditazione, in silenzio, dai voce a questa connessione e quando esci dalla meditazione ti si apre un nuovo mondo. I fatti, gli eventi che da quel momento scaturiscono sono gli eventi, sono i fatti che ti guidano a realizzare la missione di vita. E costantemente tu realizzi la missione di vita se sei consapevole che la missione è, prima di tutto, ecco, si manifesta come un sentimento, come un'emozione. E poi attraverso i fatti, gli eventi che tu vai a sperimentare nella tua esistenza. Sostanzialmente la missione di vita tu la conosci perché la incarni, perché la vivi. Se aspetti di avere un concetto, questa è la mia missione di vita, due punti, faccio questo, faccio quest'altro, perdi, perdi, perché la missione di vita è infinitamente più grande della mente. È infinitamente più grande della mente. La mente non la può contenere. La mente non ha gli strumenti per poterla esprimere. Le parole non bastano, i concetti non bastano. Sono approssimazioni. Allora, ogni volta che mi chiedete come faccio a scoprire la mia missione di vita, intanto già siamo in errore quando ci poniamo in questo modo. Sono io che scopro la missione di vita. No, non sei te. Casomai è la missione di vita che ti trova.
E non è un concetto, abbiamo detto, non sono parole, non è niente di razionale, è un sentimento, è un'emozione, è uno spirito, un'energia cosciente con la quale si può dialogare, con la quale che possiamo evocare nella nostra vita. Attraverso le pratiche spirituali, attraverso per esempio la meditazione, il silenzio, ma non solo. Io per esempio all'interno dei miei percorsi faccio fare dei rituali che chiaramente non utilizzano un linguaggio razionale fatto di concetti, ma utilizzano il linguaggio simbolico. Questo linguaggio simbolico ha lo scopo di richiamare l'attenzione di questo spirito, di rafforzare questo tuo udito interiore che ti fa dire: ah, eccola, la sento la voce del mio daimon, del mio spirito guida. Ma non mi parla con le parole, mi parla attraverso le emozioni, gli istinti, attraverso gli eventi che poi si manifestano. Quindi, per chi si è collegato adesso, la domanda originaria era: ma posso non riuscire a trovare la connessione con la mia missione di vita? Posso non trovarla? No, non puoi. C'è sempre. La tua mente non la vede. La tua mente non la vede perché si aspetta di avere dei concetti, di ridurla a concetti, parole. La missione si scopre solo vivendola. Un altro modo, allora cosa si fa noi, a parte appunto creare questo dialogo con lo spirito della missione di vita, che ricordo è veramente ciò per cui siamo venuti su questo pianeta, ognuno di noi ha una missione specifica. Beh, in realtà tutti abbiamo la stessa missione, ritrovare l'unione con il tutto, amore con la maiuscola, la felicità. Poi questa missione, uguale per tutti, si declina in maniera diversa per ognuno. Per ognuno è diversa, chiaramente. Allora, noi come esseri umani, al di là delle pratiche spirituali, però, su cosa ci dobbiamo concentrare quando si parla di missione di vita? Dobbiamo concentrarci su tutte quelle influenze che governano la missione di vita, tra cui gli obiettivi temporanei che abbiamo, i nostri obiettivi temporanei, quegli obiettivi che magari qualche mese fa non avevi, 5 anni fa non avevi, fra un mese non li avrai, fra 5 anni non li avrai perché li avrai raggiunti, realizzati quegli obiettivi, i famosi sassolini sul cammino, gli obiettivi temporanei. È la tappa, il viaggio dell'eroe. L'eroe, no? Nel mito deve compiere una serie di prove per realizzare la sua missione. Ecco, queste prove per noi sono i nostri obiettivi, gli obiettivi temporanei che ci poniamo sul cammino che conduce alla missione di vita. Questi obiettivi che non sono la missione di vita. E servono lungo il cammino all'eroe, a te, per sviluppare doti, qualità, per sciogliere attaccamenti, illusioni, impedimenti all'amore, bruciare karma, a evolvere in modo tale da manifestare la tua missione. Per questo io insisto tanto sugli obiettivi. Insisto tanto con le persone: hai un obiettivo? Spessissimo le persone mi dicono: no, non ce l'ho. Che poi non è vero, perché tutti hanno degli obiettivi temporanei. Tutti. Anche dire: voglio alzarmi dal letto stamani e riuscire a trascinarmi al bagno senza passare dal frigorifero prima e abbuffare, anche quello può essere un obiettivo. O vivere una giornata
di piena soddisfazione interiore, di dire riesco a fare quello che mi sono preposta di fare. Anche questo è un obiettivo, non devono per forza essere giganteschi. Tutti abbiamo degli obiettivi, tutti abbiamo, dobbiamo porci degli obiettivi se vogliamo manifestare missione, perché, ripeto, questi obiettivi sono tutti i sassolini che compongono il cammino, il viaggio che conduce alla manifestazione della missione di vita. E allora, di obiettivo in obiettivo, di realizzazione in realizzazione, tu scopri di più di te. Ripeto, superi difficoltà, sfide, sciogli attaccamenti. Gli attaccamenti in senso buddista non è l'attaccamento, non è solo il senso del possesso, eh? Non è questo, sono le credenze mentali. O le certezze mentali. Okay. Quindi capite perché quando sento dire no, ma gli obiettivi, i terreni poi non vanno bene perché non sono spirituali. Allora, anche questa divisione, come ci siamo già detti in altre live, tra l'obiettivo terreno e l'obiettivo più spirituale, non hanno veramente senso, sono frutto di un certo modo di interpretare la realtà ormai superato, dualistico, un po' ignorante anche, che ci hanno inculcato chiaramente, che ci hanno inculcato le religioni. E quindi c'è questa suddivisione tra ciò che è spirituale e ciò che non lo è. Quando tutto è spirito, tutto è energia consapevole, cosciente. Quindi, poniamoci obiettivi, obiettivi, diamo una direzione alla nostra vita. Ciao Lorena. Oh, ciao Noemi. Ciao cara. Ti aspetto poi domani nel corso Felicità oltre il velo di Maya. Bene, quindi di nuovo saluto chi si è collegato adesso. Si parlava di missione di vita, ciò per cui vale la pena vivere, ciò per cui ci siamo incarnati. Questa connessione è sempre presente. È chiaro che è debolissima la voce della missione di vita, dello spirito guida che ti sussurra la missione, la tua missione qual è? È debole, c'è un frastuono intorno a noi, pazzesco, fatto di distrazioni. La meditazione, che è l'antitesi della distrazione, ti riporta a sentire questa connessione che si esprime di nuovo con un sentimento e poi con fatti, eventi che tu vivi, che tu vivi. Grazie, grazie Anna cara. Ciao Cinzia. Oi, sayonara! Ciao, anche a te ti aspetto domani al corso, eh? Ciao tesoro. Bene, allora, per ora mi fermo qua. Se siete arrivati adesso, riguardatemi magari se avete voglia la registrazione, così poi magari mi scrivete le vostre impressioni, le vostre esperienze, e vi vengo a leggere, vengo a commentarvi, e noi ci vediamo alla prossima diretta. Un abbraccio, ciao!